Eccoci rientrati in studio. Nel frattempo io parlavo con gli altri ospiti che ci hanno raggiunto. Questo è Kids Chicken Shop. Tutto fa spettacolo, l'imprevisto colorato con gusto. E non solo, due ore di commenti in salsa di cronaca il martedì e il giovedì dalle 10 alle 12 in compagnia di Sabina Rossi, ma sicuramente in compagnia di tanti ospiti che si susseguono per tutto l'arco della giornata. Nel frattempo il nostro regista gira in lungo e in largo per lo studio, che è bellissimo. E nel frattempo mi sono venuti a trovare i prossimi ospiti. Siamo stati in compagnia della compagnia teatrale Malaparte, abbiamo parlato con il regista, con le attrici, ma adesso parliamo di un non so che, di cinematografico, ma soprattutto anche di musicale, perché vicino a me ho il mio amico d'infanzia Carmelo Auteri. Buongiorno. Ciao Sabina, grazie. Che finicchio che sei. Ma soprattutto in compagnia dei Colorinda, quei fratelli Indaco. Ciao. Buongiorno. Da tanto tempo e affermatissimi, vi sento sempre suonare, vogliono solo tutti voi. Sei una grande fan. Io sono sempre presente. Allora ragazzi, intanto è un connubio desueto. Sì. Per il regista, parlami tu, ma chi succede? Hai ragione, è successo che per caso, praticamente tra le varie attrici, sai che c'è anche Viviana, non so se la conosci, Viviana Cifalà, che ha recitato che ha recitato questo film che è tutto catanese, no? Tutto VIP. E allora loro dicono: avrei piacere di avere i Colorinda. Io a Roma, voglio dire, non li conoscevo, perché sono a Roma, sapete, dal 1997 che vivo là, scendo, però sì, sempre scendo per trovare la mia famiglia, e ho conosciuto loro. Prima ho avuto una telefonata con Mario, mi ha telefonato Mario, perché prima allora lei aveva contattato Gianluca, sì. E poi dopodiché mi è arrivata la telefonata di Mario. E Mario, salve, sono Mario Indaco, maestro Indaco. Io non mi presento mai. Sono maestri tutti e tre. Sono bravissimi. Certo. Insomma, mi ha iniziato a dire che ovviamente loro sono un trio e naturalmente sarebbe stato il caso di avere tutti e tre sul set, anche perché dovevano curare la colonna sonora. Niente, io ho detto sì subito, perché diciamo già al telefono mi ha convinto. E dopodiché, appena li ho visti, mi sono innamorato. Dei ragazzi o della ragazza? Di tutte e tre. È un amore proprio globale. No, perché loro sono già a livello proprio strutturale, cioè se tu li vedi sembrano tre attori. Sono tre attori. Nel viso sono tre personaggi. E quindi ho detto: ma questi qua, se cantano come sono, praticamente abbiamo fatto 13, invece cantano meglio di come sono, e quindi praticamente sono restato totalmente folgorato. E da qua è nato un connubio. Infatti noi insieme, oltre questo, stiamo producendo un CD. E questo intreccio musicale? Un compact disc. I vecchi LP. Carmelo ci tiene a dire compact. Sì, perché noi la situazione è compatta tra di noi. Siamo diventati una famiglia. Siamo una famiglia. Siamo diventati molto uniti, ci vogliamo molto bene, c'è un rispetto professionale oltre che artistico naturalmente, e anche emotivo, perché loro sono persone molto tenere, nel senso che il temperamento c'è dell'artista, quindi quando esplode bisogna stare attenti. Però sono persone con cui si può lavorare bene. E poi come disse Mina a Mori, ma come lo puoi sopportare? Nel senso, io arriva Mina e gli ha risposto: ne vale la pena. E quindi è andata così. Ma allora parliamo un po' di questo intreccio musicale. Ovviamente le musiche, la musica, i musicisti, dimmi. Il commento musicale, diciamo. No, così. Il commento musicale, cioè il tema del film. Allora, siamo qua per presentare anche il film. Il film è intitolato Ehi gringo, spara per prima o muori. È uno spaghetti western. È uno spaghetti western anche con delle, diciamo, sfaccettature comiche, perché devo dire che oltre ad avere quelli che vediamo, io lo chiamerei un macaroni western. Esattamente. Noi l'abbiamo coniato con Renato, Renny Zapato, tempo fa, il Fico d'India Western. Perché il Fico d'India film è un progetto che va oltre tutto quello che c'è, che siamo noi, nel senso, noi abbiamo fatto il primo, che fu Pozzo del Diablo, The Legend, e siamo stati qua ospiti pure a presentarlo insieme. Poi ora c'è il secondo, però quello ha avuto, diciamo, è stato più multimediale come evento. Poi abbiamo avuto
abbiamo ora guarda, Gringo, guarda la tua foto, è Gringo bellissimo, è Gringo un bel panzerotto, guarda. Sì, bellissimo, okay. In action è Gringo spara per primo muori, questo è Poison del Diablo The Legend. Poi ora c'è Gringo spara per primo muori, che praticamente è il continuo non del film ma del serial del Fico d'India, film del Fico d'India western. Cioè il progetto è fare cinema di genere, perché il cinema di genere non richiede un impegno in sceneggiatura complicato e non richiede, diciamo, una struttura cinematografica tale da spendere tutto questo denaro che noi ancora non ci possiamo permettere. Quindi comunque, per un motivo o per un altro, e perché io sono un amante del cinema di genere che va dal western all'italiano, spaghetti western, fino a il poliziottesco all'italiana, perché va detto così, poliziottesco all'italiana, poi c'è anche la commedia sexy all'italiana, vi ricordate Pierino, questi qua, ecco, tutti questi film leggeri, i B-movie, bravissima, questi film leggeri a me interessano perché ne puoi fare tanti in un anno, li puoi fare a bassissimo costo e poi puoi creare tante opportunità sia per musicisti, vabbè, loro sono dei giganti, loro sono dei giganti, sì, esatto. Sono progetti lungimiranti, esatto, perché... un progetto che ha un suo riferimento, deve arrivare a un punto. Noi abbiamo l'ambizione, dico noi insieme a Renato perché abbiamo iniziato con lui, abbiamo l'ambizione di riscrivere, anzi di continuare a scrivere il cinema di genere in Italia partendo dalla Sicilia. Io devo dire che comunque Renato rispecchia in pieno il... Sì, Renato assomiglia molto a Mario Adolf, guardate che personaggio che è. Lui è il nostro Mario Adolf, vedi al centro, questo sempre Poison del Diablo The Legend, abbiamo anche Tony Russo, Alberto Cerra e tanti altri. Ecco, questa invece è una delle scene del film che è Il Gringo spara più umori. E i Color Indaco hanno scritto un brano che eseguiranno domani pure in diretta, che si chiama... Domani, lo posso dire dove? No, infatti dobbiamo dire proprio questo, anzi anticipiamo che domani ci sarà una grande manifestazione al Teatro Odeon, sì, al Cine Teatro Odeon, sì, via Filippo Coridone, se non sbaglio. Sì. Dillo tu stesso. Alle 18.30 inizia, si apre la manifestazione, che abbiamo... il cartellone, e ci sono i Color Indaco che presentano innanzitutto è il Gringo, che è il dem praticamente della soundtrack che hanno curato loro, e c'è anche Viviana che ha collaborato insieme a loro, che non ci farà e la presenteranno, e poi presenteranno pezzi inediti che non vogliamo dire i titoli, se loro lo vogliono fare perché sono artisti liberi di farlo, quello che il compact disc che uscirà dei, questo, diciamo le cose come sono. Senti, quindi, Valentina, ma quindi ci sarete anche voi domani, giusto? Sì, tutti sì. Insieme 18.30 continua e finisce intorno alle 21, si dovrebbe concludere. L'organizzatrice ufficiale è di là, poi no, che, infatti ti volevo dire proprio questo, Cristina, tu sei Nicolosi, venuto con parte del tuo staff che sono dall'altra parte dello studio, che tra non molto faremo entrare dopo... parte del mio staff di questo film, però di tu ricordi film, Sabina, ovvio, che sei una delle partecipanti attrici del prossimo film, il prossimo film, io sono perfetta, no, più calami di genio, lo diciamo subito, questa è diciamo una chicca che ci speriamo Sabina sarà in nel effetti, nostro prossimo film, perfetta. Sì, sì. No, io volevo parlare un attimo, perché la cosa carina di Carmelo è che riesce a scoprire delle location particolari e attinenti sempre al suo genere, e comunque nostrane. Sì, sì, soprattutto Sicilia, perché il progetto... C'è l'ideale, capito? Hai detto bene, è bravo, hai detto una cosa esatta, perché tutti i film che girano in Sicilia, molte volte... che cosa vogliono, tendono a scoprire l'anima del siciliano, che è fondamentale, ma non si può comprendere l'anima del siciliano se non si conosce il territorio in cui lui ha tessuto le proprie radici, cioè è vedendo tutto quello che è l'ambiente in cui noi viviamo, l'Etna, il mare. Allora, siccome il cinema western, lo spaghetti western è potenzialmente girato in questi posti, allora quale posto migliore della Sicilia, che sembra in alcuni posti l'Arizona, Nevada, i cactus. Ma Carmelo, io devo dirti che in effetti l'incontro con Carmelo è come se fosse stato scritto. No, davvero, il nostro incontro con Carmelo è come se fosse stato scritto, perché ad un certo punto ci siamo ritrovati con un regista che fa un film di genere western.
noi siamo fratelli, figli di un grandissimo appassionato di western, che in qualsiasi momento ci fosse un film western, in qualsiasi momento della giornata eravamo costretti a guardarlo. Ma lui non sopportava il western perfettino, tipo lui diceva sempre a mio padre, di pistoleri misciuti da boutique. Vero, tutti i film di John Wayne, quel film di Tyrone Power. Amava di più i film western più grezzi, no? Certo, sì. Ma quello, tu hai qualche autore a cui tu ti rifai? Sei un estimatore di qualche regista in particolare? Sì, sono diversi, c'è Barboni, c'è Castellari, c'è Corbucci, insomma, ce ne sono diversi che io amo, perché come diceva Valentina, sono quelli, è il cinema di genere che ci ispira e che ha ispirato come Quentin Tarantino, perché Quentin Tarantino ha copiato, però è genialmente, certo, Corbucci in particolare, esattamente tutti i film, sì, come anche Castellari, i suoi film, lui ha fatto anche cinema di guerra, Rifacimento, rimodernizzati, sì, Bastardi senza gloria, un remake, esatto. Insomma, in tutto questo mi sono ritrovato a collaborare con loro, che insomma, che ci siamo ritrovati noi a collaborare insieme, ci siamo ritrovati insieme perché loro già sono, se tu li vedi, western, anche perché loro, di roba americana ce ne intendiamo. Ma chi ti buttao? Chi te li ha portati? Cioè, no, come li hai conosciuti? Te l'ho detto prima, con Viviana è stata una telefonata. Alla cartiera, sì. E poi ho conosciuto lui prima, che aveva suonato Gianluca. Gianluca, hai ragione, perché no, sai perché lui? Perché c'è il video. Quindi ho indicato, perché poi questa è bella, questa radio mi piace, perché oltre a essere radio è avanti e c'è anche il video. No, noi infatti dobbiamo ricordare a tutti che siamo in diretta video streaming su www.globusmagazine.it, quindi ci possono osservare, guardare da tutto il globo terrestre. Oggi il tema della giornata odierna è Amici e Vaddati. Calza a pennello. Avanti, cosa mi dite di questa cosa? Potete dircelo, scrivercelo al numero WhatsApp 340 05 11 286. Se volete chiamarci telefonicamente potete farlo al numero urbano, lo 095 81 88 692. Nel frattempo sentiamo. Che cos'è un pianoforte questo? Sì, abbiamo portato l'iPad. Allora, tu prendi la chitarra. Ti spediscola, perché io qualche cosa così, come si dice. No, ma infatti avevamo pensato di fare a cappella. A cappella la sentiremo, qualche perché cosa sicuramente. Ma ci avete qua? Volete fare qualcosa? Una chitarra c'è. Piglia sta chitarra. Nel frattempo, Valentina, che segno sei? Io sono Acquario. Acquario, ti leggo nel frattempo che il fratello prende la chitarra, io ti leggo velocissimamente che questo martedì potrai concederti un'occasione in più per essere entusiasta. Approfitta delle belle giornate per divertirti. In amore c'è una rinata passione che ti rende speranzosa e ricca di aspettative. Ma anche al lavoro avvertite che le decisioni di cambiamenti finora apportati stanno portando i frutti sperati. Carmelo, che segno sei? Ma senti, l'avete fatto ad hoc? Siamo. Sì, forse sì. Noi siamo ne becchi due, dai, con un segno ne becchi due. Ah, benissimo questo. Allora, facciamo questo Vergine. Una giornata serena. Sì, dove le soddisfazioni più belle arrivano dal lavoro e dallo studio. Cercate di essere propositive nelle vostre faccende, ascoltate gli interessati. Ascoltate interessati anche i problemi degli altri, ma lungi da voi dare consigli o farvi coinvolgere. L'esperienza vi ha insegnato a tenere per voi i vostri giudizi. Bello è anche il tuo. Capricorno. Manca il Capricorno. Lo leggiamo velocemente prima di fare qualcosa con la musica. Sabina è una pesci, lo dico a tutti. Ecco perché non lo trovavo. A me i pesci mi piacciono. Sai perché? Sì, uomini che donne. Beh, fai bene amare tutti. Capricorno. La luna vi rende spendaccioni. Per ringraziarti il partner, siete disposti a compiere anche qualche piccola follia. Sole e Mercurio favorevoli vi rendono attivi e vivaci al lavoro, dove avrete intuizione brillante anche grazie ad una facile concentrazione. Ascoltate il consiglio di un amico, vi aiuterà ad evitare un guaio del quale potreste poi pentirvi e di esservi cacciati.
Beh, perfetto. Vabbè, comunque... A parte la parte finale, ascoltate il consiglio di un amico, dato che il titolo è Amici e Badde, cerchiamo posso di capire. Posso soltanto dire che il segno più fortunato dell'oroscopo di oggi è il Gemelli. In studio per adesso non abbiamo ragazzi, persone giovani, autrici, autori, attrici, attori, registi del segno dei Gemelli, però abbiamo i color indaco che per noi è veramente un piacere averli qua in studio. Anche per noi. Grazie, io so che... Noi. Voi avete un cartellone, il vostro impegnatissimo, siete impegnatissimi, perché già fino a ieri io ho visto Valentina sul palco, voglio dire. Domenica, sì. Ah, vabbè, sì. L'altro è ieri. È stato molto carino. È stato molto carino, ci siamo divertiti. Ma i vostri progetti, lavori futuri, a prescindere dal film con Carmelo? Sarebbe la realizzazione del compact. La realizzazione del compact, sì. giusto, certo. Questo è uno. Dimmi. No, dico, si prenderà ovviamente il tempo che occorre per realizzare questo, e poi speriamo che insieme a Carmelo riusciamo a trovare nuove idee, circuiti. Soprattutto. Vabbè, nella piccola li troviamo. Ci piacerebbe girare un po', ecco. Sì, in effetti sì. In questo momento comunque noi continuiamo fino a quando le non serate. Ci saranno. Esatto, continuiamo a suonare nei piccoli club. Uh-huh. Della città che ci vogliono bene. Ma voi avete un repertorio tipo natalizio? Natalizio come le classiche canzoni di Natale, dici tu? Sì, secondo me sareste bravissimi. Ma noi, guarda, dopo fatti nella vostra maniera. Non c'è mai capitato di fare dei concerti natalizi. No, questa è una cosa che mi hanno adesso, visto pensando a novembre. Negli anni ti è capitato tante volte di sentirci, di venirci a sentire. Noi abbiamo suonato per tantissimo tempo. Ogni martedì abbiamo fatto una serata in un locale a Catania, alla Chiave, che non è stata mai una serata uguale all'altra. Abbiamo trascorso diversificato tutte le stagioni, tutti i periodi. Era carnevale, c'era carnevale, era Natale, c'era Natale, era Pasqua, c'era Pasqua. Il color indaco vanno bene sempre. Esattamente. Giuro, è pazzesco. È bello. Nel periodo pasquale c'è stato tantissime volte, perché poi gli amici che vivevano fuori venivano per le vacanze e c'era la tappa a sentire i color indaco, no? Amici artisti che salivano sul palco, e allora se era Pasqua magari suonavamo Jesus Christ Superstar. Bello. Oppure a volte abbiamo suonato Xmas. Esatto, abbiamo fatto tantissime volte questo tipo di cioè questo tipo di spettacolo, perché comunque, come tu sai, noi abbiamo uno spettacolo che è ben abbastanza variegato. È strutturato in un certo modo, perché Mario è specialista sulla chitarra con gli assoli, eccetera. Gianluca è specialista nella sua versione anche di cabarettista. Posso intervenire un attimino? Praticamente voi, ma forse tanti non lo sanno e forse tanti sì, avete un fratellino giovane, è bellissimo, messo là fuori, anche lui fa il musicista. Sì. Certo, Giorgino. Collabora anche musicalmente con noi, suona la batteria e il basso. Lo portate, siete quattro, siete finiti, avete finito, no, ce ne sono altri figli, che noi sappiamo, Giorgio, dico sempre, è la summa di noi tre, concentrata. È un concentrato. Esatto. È un concentrato. Io personalmente devo dire che averlo avuto ci ha dato la possibilità di vedere una finestra, di avere una finestra sempre aperta verso le nuove generazioni. Certo, no? è sempre importante. Esatto. La stessa cosa, cerco anche io di evolvermi per ciò che riguarda la radio e gli ospiti da invitare. Per esempio, c'è tutta questa nuova corrente, forse Giorgino, ma lo può dire tutta questa... Ci sono tanti ragazzi giovani catanesi che fanno i rapper. Sì. Quindi io sto cominciando a passare in rassegna tutti questi ragazzi. Oh! Alcuni sono dei mostri, bravissimi. Ma è comunque sempre giusto, tutto si evolve. Essere sempre all'avanguardia, dare spazio ai giovani, anche in questo caso è giusto. Sì, noi l'abbiamo coinvolto, Giorgio l'abbiamo coinvolto proprio all'interno dei color indaco, ma lui fa la sua strada, naturalmente. Facciamo una cosa, allora, io prima di conoscere Giorgio, perché è dall'altra parte dello studio, volevo ricordare che nel cast
c'è anche Giuseppe Scaccianoci, Gio Scaccianoci, che è un campione internazionale di danza country e ha girato tutto il mondo. Sì, e lui è una delle migliori scuole che, a mio parere, perché poi voglio dire, esiste in Sicilia e in Italia, e lui ora è stato riconfermato campione europeo in Francia, va a parte, insomma, fa degli stage ovunque. E questo è un altro punto di vantaggio. Noi abbiamo molta arte in questo film, abbiamo Brigantoni che pure ha fatto il pistolero. Io abbiamo diciamo tutti quelli che secondo me hanno un significato e che rappresentano la nostra terra. Senti, io ho pensato una cosa, rivolgendomi al nostro regista, è bello perché abbiamo tutto raggruppato, no? Anziché di mandare il pezzo, ascoltiamo invece loro direttamente, che così nel frattempo vediamo, io vado, mi sposto, vedo i ragazzi cosa stanno facendo dall'altra parte. Che cosa ci fate? Qualche cosa? Ah, io avevo pensato, a proposito di country, potevamo fare country come volete voi, sì. Sì, potevamo fare un pezzo degli Eagles che noi suoniamo spesso. Vai. Oh yeah. 1, 2, 3, 4. Somebody's gonna have someone before the night is through. Somebody's gonna come on down. There's nothing we can do. Everybody wants to touch somebody. If the text all night, everybody wants to take a little chance to make it come alright. Alright tonight, alright tonight, I know. Grazie a Valentina, Gianluca e a Mario. Grazie Sabina, grazie. No, bellissimo, ma, è bellissimo. Sì. Poi in cuffia si sentiva, siete perfetti. la corrente musicale in famiglia. Sempre questa c'è stata veramente da parte dei genitori, da parte dei nonni in generale. Cioè, proprio, siamo stati coinvolti nella musica da piccolini. Sempre. Nostro padre era un collezionista di dischi. Ah, è appassionato di musica in generale, quasi tutta. Però non suonava, non era né canto. Suonicchiava la chitarra ad orecchio, così. Infatti lui ci ha insegnato i primi accordi, le prime cose. No, perché è anomalo che nascono quattro figli, tutti e quattro. Abbiamo avuto anche un nonno musicista. Il nostro nonno materno era musicista. I geni che si trasmettono. Sì, ma infatti io pure in famiglia c'ho mio cugino di là, Riccardo Vinciguerra, che è attore e aiuto regista. È una questione che c'è. O non c'è, e questi sono nati, tutta la famiglia sono artisti. No, sono artisti, ma artisti di alti livelli, questo è il punto. Sì. Allora io faccio una cosa, intanto ringrazio tantissimo i Colorindaco per essere stati qui con noi, perché do lo spazio ai ragazzi giovani, anzi faccio entrare il fratello Gio, vediamo cosa mi dice di voi, e Carmelo rimane sempre vicino a me, perché abbiamo proprio gli ultimi fuochi, gli ultimi 10 minuti di programma. Io ringrazio voi che siete stati in nostra compagnia, ovviamente Kitsch che Gio, che è sempre a vostra completa disposizione, la radio, la proprietà. Vi ringrazio per essere stati qui con noi.
incrociamo le dita per la certo, ci vediamo domani, domani sera, ci vediamo domani sera, diciamo. domani pomeriggio allora. A domani, allora. Grazie ragazzi, grazie, nel frattempo noi ci ascoltiamo Jamiroquai. Ciao, grazie. No? Sì. No, andiamo in pubblicità direttamente, ok. Eccoci entrati in studio velocissimamente. Questo è sempre Globus Radio Station e questo è Kit Chic and Shock in compagnia di Sabine Rossi, il martedì e il giovedì dalle 10 alle 12, ma soprattutto in compagnia di tanti amici che ci vengono a trovare, attori, artisti e insomma chi più ne ha e più ne metta. Oggi siamo in compagnia, siamo stati in compagnia di una, devo dire, di una compagnia teatrale che già è andata via, però siamo nuovamente in compagnia di un mio carissimo amico che fa il regista e comunque deve presentare domani un evento molto importante. Sto parlando di Carmelo Teri, con il quale abbiamo interagito nella prima parte della nostra tranche, e che in questo momento, visto che abbiamo avuto un cambio della guardia, siamo stati in compagnia dei bravissimi Color Indaco che si occupano e che si occuperanno della tua colonna sonora. Sì. Ma adesso c'è altra parte del tuo staff, quindi tocca a te a presentarti. Esatto. Velocissimamente, perché siamo addirittura d'arrivo. Allora, inizio dalla uno degli attori protagonisti, che è Giuseppe Scaccianoci, che io ho denominato Joe Scaccianoci. Ciao ragazzi, buongiorno a tutti, ciao Carmelo, e ti stanno Bambina. Vedendo tutti in mondo video tutti. Allora li salutiamo. Sì, ciao, esatto, ragazzi, esatto. È un piacere, un onore essere qui con voi. Bel progetto, Carmelo. Sì, Giuseppe è il nostro, uno degli attori principali. Poi abbiamo Cristina Nicolosi, che è l'organizzatrice ufficiale, quella che ha, diciamo, redatto tutto e ha organizzato tutto per la manifestazione che ci sarà, l'evento che ci sarà domani all'Odeon alle 18:30. Tutti invitati, saremo tutti invitati, là, mi raccomando. Assolutamente. Poi sì, abbiamo Giorgio Indaco, che è uno degli Indaco, il fratello piccolo, che comunque è stato arrangiato e ha adattato tutti i brani, e dietro le quinte c'era Giorgio. Diciamo le cose come stanno, per quanto riguarda il gringo. 27. È giovanissimo. E qua abbiamo Fratellone. Riccardo, che ha fatto un cameo, è un attore professionista, però Riccardo Vinci Guerra, che è un attore professionista, però in questo caso si è occupato di allenare, ha fatto il training di tutti gli attori, li ha allenati, il trainer per prima, il coach. E poi è stato sia operatore video che aiuto regista insieme a Pierangelo Russo. Addirittura. Allora, io, visto che qua siete in tanti, e Carlo Corone, direttore di fotografia. Sì, diciamo. un saluto volevo farlo a Renato Zappalà. Renato, ciao. Renato, ciao Renato. Ma ciao. Perché non sei venuto a trovarci? Devo fare una puntata interamente su di te. Non esageriamo. Esageriamo. Allora, io, prima di dare la parola, visto che siamo addirittura d'arrivo, come dicevo anticipatamente, alla nostra Cristina Nicolosi, perché è la donna del gruppo, volevo ricordare a tutti coloro che si fossero sintonizzati ora che ricomincia tra non molto Ciao Darwin. Bonolis, dopo 10 anni, ha deciso di riproporre questa edizione di Ciao Darwin, e per tutti coloro che ritengano essere adeguati al noto programma televisivo e volessero partecipare, basta mandare un messaggio alla nostra linea WhatsApp, il 340 0511 286, scrivendo nome, cognome, data di nascita e recapito telefonico, sarete ricontattati. Perciò, per rientrare al tema della nostra trasmissione odierna, vale a dire amici e vaddati, una nostra amica Nica, ne approfitto per salutarla, ci scrive: amici e vaddati, detto che in lingua italiana vorrebbe dire fidarsi è bene, non fidarsi è meglio, nulla più di vero. Allora, Cristina Nicolosi, amici e vaddati, veramente sempre, io poi sono scaramantica, quindi ci guardiamo da tutto e da tutti, queste poltrone rosse mi piacciono tantissimo. Lo studio è bellissimo, esatto. Anche tu sei vestita di rosso, mi piace molto, bravissima, mi sei molto piaciuta. C'è uno studio. Dietro a questo. Allora, sì. Dobbiamo ribadire quello che succederà domani sera, mercoledì, sera, alle ore 18:30, che però poi si evolverà fino alle 21, circa. Fino alle 21. Il momento circa. Saliente è quello, eh. Esatto, sì, sì. Ci sarà la proiezione del film, ma prima avremo questo piacere di ascoltare ovviamente i Color Indaco, che sono il nostro gruppo supporto, coloro che hanno, diciamo, hanno letteralmente dato un profumo, un tono diverso a questo evento. E poi ovviamente che bel profumo.
profumo. Che bel profumo. Che bello, perché questo veramente. Progetto, ricordiamo, che profuma di Zagara, di terra, di Sicilia. Non sono questo troppo amici miei, capito? Io sono una fan. Profuma magari di palle di figurine. E di palle di figurine, perché Figo d'India Film. Figo d'India Western. Esattamente. È chiaro che dunque il piacere è quello di avvicinare le istituzioni, quindi accademiche, il mondo anche tra virgolette politico, che può cercare di avere un dialogo con noi, col territorio, promuoverlo e capire che questa terra può dare tanto oltre ai classici cliché che ancora siamo abituati a vedere. Quindi, finito questo bellissimo... questa bellissima chiacchierata da salotto, non la chiamerei conferenza perché è bello vedere come sarà piacevole affrontare questi temi. Nella promozione del territorio ci sarà la proiezione del film E il gringo spara per primo. Carmelo, sei emozionato? Per primo, perché io ho detto prima, invece primo o muori, ho sbagliato, scusate. Sì, sono abbastanza emozionato, però voglio dire, sono anche abituato a questo tipo di eventi, quindi alla fine io sono uno che sono un po' più, diciamo, pressante durante la preparazione. Poi i due giorni che rimangono, anche il giorno stesso... rilassi. No, ma tanto comunque io che un neuro di ragazzi, io mi riprometto di invitare Carmelo qua insieme a Renato Zappala, perché vi giuro è una macchietta comica la scena fra loro due quando c'è soprattutto il litigio. Sì, è bellissimo. Poi li fanno pace con amore. No, perché litigano tutti e due? Senti, biondino che è anche un attore, Giuseppe Schiaccianoce. Lui è Riccardo. Scusami, è Riccardo. Biondino anche lui, ma va bene, io sono un più più grosso. Scusami Riccardo, tu oltre ad essere l'aiuto regista, sì, sei anche il coach, ti occuperai degli attori. È difficilissimo, va a stare dietro Renato Zappalà. Ma sì, infatti è stato... Stavo pensando soprattutto ad esempio. Vabbè, Renato ha avuto un po' meno da fare perché lui ovviamente ha più esperienza, un quindi, po' caratterista, sapeva già più o meno cosa fare. Però è stato un gioco, un divertimento più o meno per... Perché fai quella faccia? No, dico, sapeva cosa fare. Cosa fa? Senti, tu. Noi devo dire che mi sono messo in gioco in questo progetto, me l'ha proposto Carmelo ed è stato un piacere farlo, anche perché io vivo di questo, il mio lavoro è questo, l'Etna Country Style è il polmone di questa Sicilia Country, che fa vedere appunto questa disciplina che magari non tutti conoscono, però è qualcosa di molto bello che abbiamo anche inserito nel film. E quindi tramite questa scommessa che Carmelo mi ha proposto mi sono improvvisato a poter dare il mio contributo a questo Figo d'India Western, e quindi lo porteremo alta la bandiera dell'onore e dell'orgoglio siciliano. Devo dire che è stato molto molto bravo. Bravo, naturale. Grazie, il mio coach è lui. L'ultima parola perché siamo proprio in conclusione, a Giorgino. Sì. Oh yeah. Tu dici soltanto yeah. Giorgini. Va bene ragazzi, per noi è stato un piacere avervi qui. Grazie. Grazie a te, grazie a voi. Grazie a regista, Carmelo, Teri e soprattutto a tutto lo staff che ritroveremo comunque domani, lo ripeto e lo ribadisco, all'Odeon dalle 18:30 ci sarà questo evento, questa manifestazione bellissima che si concluderà con la proiezione Hey Gringo. Sì, ma diciamo il film Mel Stoutman, perché è il mio nome da battaglia nei film. No, ma perché tutti ci chiedevano anche il... Sì, chi è questo Mel Stoutman? Sono io, perché tutti, come si rispetta nella tradizione degli spaghetti western, anche Sergio Leone iniziò a chiamarsi Rob Robertson, si chiamava all'inizio. Poi gli altri hanno sempre... E Enzo Barboni si chiamava... Tutti i nomi... Esattamente, avevano tutti i nomi... Come si suol dire, i nostri amici in studio sono sempre, come dico io, strurusi, come lo è anche il nostro programma Kitsch Chic and Shock, in onda ogni martedì e giovedì dalle 10 alle 12. Queste sono le ultime battute, Sabina Rossi si congeda da voi e vi dà l'appuntamento a giovedì prossimo alle ore 10 in punto, ragazzi. Ciao Sabina. Ciao ragazzi. Grazie. Chic and Shock, tutto fa spettacolo. L'imprevisto è colorato con gusto e non solo. Martedì e giovedì dalle 10 alle 12 conduce Sabina Rossi.